Reale. Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Florestano Vancini. Nasce a Ferrara nel 1926 e dal 1945 è giornalista e animatore dei circoli del cinema. Dal 1949 debutta nel documentario, è assistente alla regia per Mario Soldati ne La donna del fiume e di Valerio Zurlini per Estate violenta. Arriva al lungometraggio nel 1960 con La lunga notte del 43, trasposizione delle cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani. Segue nel 1962 la Banda Casaroli, indagine psicologica di un gruppo di malviventi bolognesi. Tra i suoi film, Le stagioni del nostro amore, 1966, Il delitto Matteotti, 1973, Un dramma borghese, 1979. Il suo ultimo lavoro è Il ridendo l'uccise, del 2005. Muore a Roma nel 2008. Florestano Vancini è uno dei più noti documentaristi italiani, prima di passare poi al cinema lungometraggio narrativo. In effetti è uno di quei documentaristi che vive il cinema cortometraggio documentario come palestra, come luogo di formazione per arrivare poi con la piena consapevolezza della macchina cinema a realizzare quello che veniva considerato il vero cinema, cioè appunto il lungometraggio narrativo. Vento dell'Adriatico, regia di Florestano Vancini, 1957. È un film che, come spesso nei documentari di Vancini, è ricco di indicazioni tecniche, di indicazioni che riguardano anche gli apparati meccanici di bordo, la tecnologia, pienamente illustrati da una voce narrante che costituisce una classicità del documentario in stile Formula 10. Attenzione, attenzione, Gino e Serafino da San Benedetto Radio Pesca, Gino e Serafino da San Benedetto Radio Pesca, ricevuto tua nota. Dice l'armatore di fare il possibile per continuare la pesca, dice l'armatore di fare il possibile per continuare la pesca. Qui il tempo è molto cattivo, qui il tempo è molto cattivo. Abbiamo forte vento da greco e tramontana, abbiamo forte vento da greco e tramontana, mare molto mosso e pioggia. Le altre barche in mare non pescano, alcune sono alla cappa, altre a ridosso, chi a Comissa e chi a Tremiti. Gino e Serafino, attenzione, ripeto. Noi continuiamo la pesca, mare mosso, tempo cattivo, mare mosso, tempo cattivo, noi continuiamo la pesca, confermo, confermo e passo. Attenzione Gino e Serafino, ricevuto, ricevuto, allora null'altro da comunicare, confermo, confermo e passo. Ricevuta la nota dell'armatore, ricevuta la nota dell'armatore, noi continuiamo la pesca. Siamo a Maestra della Pianosa, siamo a Maestra della Pianosa. Due volte al giorno, ad appuntamenti fissi, Radio Costiera e Pescherecci si parlano. Questo è il Gino e Serafino, un peschereccio di San Benedetto del Tronto. Motore di 130 cavalli, equipaggio navigante di 7 uomini, capitano compreso. Questa è una giornata qualsiasi di uomini che si guadagnano la vita pescando con le reti a strascico, nel medio e basso Adriatico, nei profondi tratti di mare tra le isole Tremiti, La Pianosa e Como. La loro giornata non ha inizio né fine. Cinque volte durante le 24 ore buttano e salpano le reti. Gettato in acqua il sacco, i marinai, agli ordini del capopesca, mollano le pesantissime funi, che servono a trainare da entrambi i lati la rete sul fondo. Dai, Vericello!
Quindi staccano ed allargano il divergente di destra. Si chiama così perché il suo scopo è di tenere spalancata l'imboccatura della rete. Poi quello di sinistra. Mentre il berricello srotola i lunghi cavi da traino. Fatto! Lungo! Lungo! Alto! Basta così! Fissa! Per miglia e miglia, mentre il peschereccio prosegue la sua navigazione sulla superficie agitata, la rete ara il fondo tranquillo del mare. Negli intervalli fra una pescata e l'altra, la vita a bordo si ripete uguale. L'equipaggio forma una piccola comunità, nella quale a ciascun uomo spettano compiti molteplici. Così, quando si avvicina l'ora del pranzo, i marinai puliscono e lavano il pesce e il motorista, abbandonate le macchine, è salito in coperta per assumere le funzioni di cuoco. Questi uomini vivono tre quarti della loro esistenza sul mare. L'organico completo del peschereccio è infatti di 8 uomini, uno dei quali a turno rimane a terra per 5 giorni. Il turno di licenza in questo modo capita ogni 35 giorni. Il mare è la loro terra. La nave si addobba per affrontare la notte. È l'ora più malinconica. La poca luce che resta si è rifugiata tutta nel cielo e sul mare. Cambio di guardia. Il capitano, ceduto il timone al capo pesca, scende nella stiva, dove i marinai, distesi nelle loro cuccette, già dormono. Per il capitano non è ancora giunto il momento di riposare. Sulla carta nautica egli traccia la rotta percorsa e quella che si percorrerà l'indomani.
dormono vestiti, pronti a qualsiasi eventualità. Un'altra fatica comincia. Indossati i ruvidi impermeabili di incerata, all'alba i marinai salgono sul ponte e si apprestano a salpare le reti. Via contro le cime! Lunga, 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 lunga! Basta! 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 Emerge il sacco, colmo delle speranze dei pescatori. Ed ecco il frutto di 5 ore di pesca. Il 53% di esso spetta all'armatore, il rimanente 47, diviso in parti diverse a seconda del grado e della qualifica, agli 8 membri dell'equipaggio. La fase della giornata è finita. Fra poco ne comincerà un'altra. Pronto San Benedetto! Pronto San Benedetto! Pronto San Benedetto! Ricevuto! Ricevuto! Confermo ricevuto! Confermo pesca scarsa! Pesca scarsa! Continuiamo la pesca! Continuiamo la pesca! Fra 3 giorni torniamo a terra! Fra 3 giorni torniamo a terra! Passo e chiudo! Passo e chiudo! Il regista si imbarca in un peschereccio durante delle giornate di tempesta per seguire la vita a bordo dei marinai. Una vita difficile, una vita documentata in quegli anni anche da un film di Vittorio De Seta come Pescherecci o qualche anno dopo dal film di Giannarelli e Piero Nelli, Diario di Bordo. Sono film in qualche modo che ci parlano di una realtà segregata da quella della vita quotidiana, un po' come in un documentario successivo di Vancini, Isola d'Acciaio, dove i protagonisti saranno isolati appunto in una piattaforma petrolifera in mezzo all'Adriatico. Isola d'Acciaio, regia di Florestano Vancini, 1958. Thank you.
Da qualche tempo, a circa 7 chilometri dalla costa romagnola, è sorta nel mare Adriatico un'isola. Il suono intermittente del nautofono segnala a chi è in mare la sua inquietante presenza. È una costruzione d'acciaio sorretta da 16 grossi tubi piantati nel fondo del mare. Essa è stata costruita perché in questa zona di bassi fondali, priva di veri porti, le grosse petroliere avessero un punto dove attraccare. L'isola è l'avamposto nel mare di una raffineria di petrolio. Un oleodotto sottomarino la collega con la terraferma. I tecnici la chiamano il terminale, cioè il punto terminale della loro industria, un'espressione astratta che si confà alla sua astratta architettura di metallo. Pronto? Parlo con la direzione? Signor direttore, arriva la petroliera. Sì, va bene. Potete mandare gli ormeggiatori. Salute. Dai, arriva la nave. Ho già telefonato alla direzione che mandino gli ormeggiatori. Vado a preparare il caffè. Ricavato entro pareti d'acciaio nel primo dei due pontili che costituiscono l'isola, l'alloggio dei due guardiani che a turni settimanali lo abitano è dotato di molti comfort, ma il suo pregio maggiore è che vi si respira un'aria quasi di casa. Gli oggetti hanno un colore familiare, i gesti vi assumono una dimensione consueta. Chiusi qui dentro, non sembra di trovarsi in mezzo al mare, a 6 metri dal pelo dell'acqua, lontani dalla terraferma. Te ne metto uno? Sì, va bene. Hai mai dormito stanotte? È dalle 4 che sono in piedi. Perché? Ha telefonato la direzione e non sono più riuscito ad addormentarmi. Faceva freddo stanotte? Mi sono gelato le ossa. Si sta bene a letto invece. Circa 2 volte alla settimana, una petroliera accosta all'isola d'acciaio per scaricare petrolio greggio o per caricare benzina. Ma prima che ciò avvenga, bisogna che la nave sia saldamente ormeggiata, cioè bloccata vicino all'isola, ma indipendente da essa. Nello specchio di mare attorno all'isola c'è una serie di boe, ad ognuna delle quali è legato un grosso cavo d'acciaio, la cui cima è tenuta a galla da un gavetto. Tirando a bordo i gavitelli, gli ormeggiatori recuperano ad uno i cavi, i quali, issati sulla nave, serviranno a tenerla ferma alla giusta distanza dall'isola. Gli ormeggiatori ripetono più volte questa manovra per quante sono le boe, facendo la spola fra i gavitelli e la nave e fra la nave e i gavitelli.
Con il lancio di una sottile cordicella che i marinai chiamano il livellaio, viene stabilito il primo contatto fra l'isola e la petroliera. Ma la nave non ha ancora assunto la giusta posizione e le barche a motore si accaniscono a tutta forza contro il suo corpo gigantesco per metterla perfettamente in linea. Ora la petroliera è a posto, nel punto esatto in cui gli uomini dell'isola, azionando la gru, calano il nero serpente delle manichette, tratto estremo del lungo oleodotto sottomarino. Lasciatelo scendere ancora, aspettate! Gira, Ivo! Sei incagliato il capo. Beh, allora? Sei incagliato il cavo. La manichetta non scende. Ma te l'ho detto che la sforzavi troppo. Ma che sforzare troppo? È difettosa. Adesso vado su a vedere. Si è imbrogliato il cavo. Aspettate a tirare la manichetta. Rimesso dentro, prendetela subito, eh! Adesso ve la calo. Le manichette sono state fissate alla petroliera e sull'isola il guardiano dà via libera al petrolio. Da questo momento il liquido comincia a scorrere lungo i 13 chilometri di tubi che uniscono l'isola con la raffineria. Il lavoro degli uomini è giunto al suo termine. Dal momento in cui la petroliera è comparsa all'orizzonte, un'intera giornata è passata. Di diventare suo sposo. Io so che molti della nostra gente diranno di no a questo matrimonio. Anche Pons sarà contro di me. Pons una volta era amico di Mangas. Stanotte al Consiglio del Fuoco dirò al mio popolo la mia decisione. Gli americani! Mangas torna indietro, è un tranello! Ascoltate! Io sono Fargo, amico degli Apache. Devo parlare al grande capo Mangas. È un trucco per sfuggire all'imboscata. Non è vero quello che dici. Fargo è amico mio e vuole bene agli Apache. È arrivata l'ora di un nuovo turno di guardia. La routine riprende. Di fuori, tutte le cose hanno il colore del buio. Disseminata di fioche luci e di ombre gigantesche, l'isola ha assunto un aspetto ancor più irreale.
L'uomo compie il suo giro di ispezione, facendo qua e là delle brevità. Misura la densità del petrolio che sta scorrendo dalla petroliera alla raffineria. Poi riprende il suo giro, gesti consueti di un itinerario consueto. Anche l'uomo si confonderà nel buio favoloso dell'isola d'acciaio. Sarà una cosa sola con l'astratta realtà del terminale. Luci di posizione e suono di sirena. L'ho rimesso dentro, prendetela subito, eh! Adesso ve la calo. Le manichette sono state fissate alla petroliera e sull'isola il guardiano dà via libera al petrolio. Da questo momento il liquido comincia a scorrere lungo i 13 km di tubi che uniscono l'isola con la raffineria. Il lavoro degli uomini è giunto al suo termine. Dal momento in cui la petroliera è comparsa all'orizzonte, un'intera giornata è passata. Di diventare suo sposo. Io so che molti della nostra gente diranno di no a questo matrimonio. Anche Pons sarà contro di me. Pons una volta era amico di Mangas. Stanotte al Consiglio del Fuoco dirò al mio popolo la mia decisione. Gli americani! Mangas torna indietro, è un tranello! Ascoltate! Io sono Fargo, amico dei
vero quello che dici. Fargo è amico mio e vuole bene agli Apache. È arrivata l'ora di un nuovo turno di guardia. La routine riprende. Di fuori tutte le cose hanno il colore. Ma la nave non ha ancora assunto la giusta posizione e le barche a motore si accaniscono a tutta forza contro il suo corpo gigantesco per metterla perfettamente in linea. Ora la petroliera è a posto, nel punto esatto in cui gli uomini dell'isola, azionando la gru, calano il nero serpente delle manichette, tratto estremo del lungo oleodotto sottomarino. Lasciatelo scendere ancora, aspettate! Gira, Ivo! Sei incagliato il capo. Beh, allora? Sei incagliato il cavo. La manichetta non scende. Ma te l'ho detto che la sforzavi troppo. Ma che sforzare troppo? È difettosa. Adesso vado su a vedere. Si è imbrogliato il cavo. Aspettate a tirare la manichetta. L'ho rimesso dentro, prendetela subito, eh! Adesso ve la calo. Le manichette sono state fissate alla petroliera e sull'isola il guardiano dà via libera al petrolio. Da questo momento il liquido comincia a scorrere lungo i 13 chilometri di tubi che uniscono l'isola con la raffineria. Il lavoro degli uomini è giunto al suo termine. Dal momento in cui la petroliera è completa. Negli intervalli fra una pescata e l'altra, la vita a bordo si ripete uguale. L'equipaggio forma una piccola comunità, nella quale a ciascun uomo spettano compiti molteplici. Così, quando si avvicina l'ora del pranzo, i marinai puliscono e lavano il pesce e il motorista, abbandonate le macchine, è salito in coperta per assumere le funzioni di cuoco. Thank you.
questi uomini vivono tre quarti della loro esistenza sul mare. L'organico completo del peschereccio è infatti di 8 uomini, uno dei quali a turno rimane a terra per 5 giorni. Il turno di licenza in questo modo capita ogni 35 giorni. Il mare è la loro terra. Si addobba per affrontare la notte. È l'ora più malinconica. La poca luce che resta si è rifugiata tutta nel cielo e sul mare. Frutto di 5 ore di pesca. Il 53% di esso spetta all'armatore, il rimanente 47%, diviso in parti diverse a seconda del grado e della qualifica, agli 8 membri dell'equipaggio. Della giornata è finita. Fra poco ne comincerà un'altra. Pronto San Benedetto, pronto San Benedetto, pronto San Benedetto, ricevuto, ricevuto, confermo ricevuto, confermo pesca scarsa, continuiamo la pesca, fra 3 giorni torniamo a terra, fra 3 giorni torniamo a terra, passo e chiudo, Il regista si imbarca in un peschereccio durante delle giornate di tempesta per seguire la vita a bordo dei marinai. Una vita difficile, una vita documentata in quegli anni anche da un film di Vittorio De Seta come Pescherecci o qualche anno dopo dal film di Giannarelli e Piero Nelli, Diario di Bordo. Sono film in qualche modo che ci parlano di una realtà segregata da quella della vita quotidiana, un po' come in un documentario successivo di Vancini, Isola d'Acciaio, dove i protagonisti saranno isolati appunto in una piattaforma petrolifera in mezzo all'Adriatico. Isola d'Acciaio, regia di Florestano Vancini, 1958. I
il regista si imbarca in un peschereccio durante delle giornate di tempesta per seguire la vita a bordo dei marinai. Una vita difficile, una vita documentata in quegli anni anche da un film di Vittorio De Seta come Pescherecci o qualche anno dopo dal film di Giannarelli e Piero Nelli, Diario di Bordo. Sono film in qualche modo che ci parlano di una realtà segregata da quella della vita quotidiana, un po' come in un documentario successivo di Vancini, Isola d'Acciaio, dove i protagonisti saranno isolati appunto in una piattaforma petrolifera in mezzo all'Adriatico. Isola d'Acciaio, regia di Florestano Vancini, 1958. Da qualche tempo, a circa 7 chilometri dalla costa romagnola, è sorta nel mare Adriatico un'isola. Il suono intermittente del nautofono segnala a chi è in mare la sua inquietante presenza. È una costruzione d'acciaio sorretta da 16 grossi tubi piantati nel fondo del mare. Essa è stata costruita perché in questa zona di bassi fondali, priva di veri porti, le grosse petroliere avessero un punto dove attraccare. L'isola è l'avamposto nel mare di una raffineria di petrolio. Un oleodotto sottomarino la collega con la terraferma. I tecnici la chiamano il... Amico degli Apache! Devo parlare al grande capo Mangas! È un trucco per sfuggire all'imboscata. Non è vero quello che dici. Fargo è amico mio e vuole bene agli Apache. È arrivata l'ora di un nuovo turno di guardia. La routine riprende. Di fuori, tutte le cose hanno il colore del buio. Disseminata di fioche luci e di ombre gigantesche, l'isola ha assunto un aspetto ancor più irreale. L'uomo compie il suo giro di ispezione, facendo qua e là delle brevi tappe. Misura la densità del petrolio che sta scorrendo dalla petroliera alla raffineria. Poi riprende il suo giro. Gesti consueti di un itinerario consueto. Anche l'uomo si confonderà nel buio favoloso dell'isola d'acciaio. Sarà una cosa sola con l'astratta realtà del terminale. Luci di posizione e suono di sirena. Thank you.
più malinconica. La poca luce che resta si è rifugiata tutta nel cielo e sul mare. Cambio di guardia. Il capitano, ceduto il timone al capo pesca, scende nella stiva, dove i marinai, distesi nelle loro cuccette, già dormono. Per il capitano non è ancora giunto il momento di riposare. Sulla carta nautica egli traccia la rotta percorsa e quella che si percorrerà l'indomani. Dormono vestiti, pronti a qualsiasi eventualità. Giorno comincia e un'altra fatica comincia. Indossati i ruvidi impermeabili di incerata, all'alba i marinai salgono sul ponte e si apprestano a salpare le reti. Via contro le cime! Lunga, lunga, lunga!